Andate a Houston? No, tutto il contrario. Andiamo a Sant'Antonio. Quanto volete per portarmici? $5. Questa ne vale 12. Beh, che ne dici? Va bene, solite. Andiamo. Ah! Vi siete forse trovato in qualche brutto guaio, giovanotto? Sì. Ho perduto tutto a un tavolo di poker. Con un full d'asse in mano di fronte a un avversario che aveva un tris di 7. Tris di 7? Non batte il full. In quel caso sì, erano 3-7 e una pistola. Perché non avete chiamato lo sceriffo? Perché lo sceriffo purtroppo era lui. Una stella di latta sul petto non fa uno sceriffo. Così come una divisa non basta fare un soldato. La guerra è finita. Voi ne state continuando una personale? Ho consegnato le armi. Ora vado a Sant'Antonio a consegnare anche questo uniforme. Le armi sono oggetti del diavolo. Strumenti dell'odio che fomentano nuovo odio. L'uomo fin da bambino gioca con le pistole di legno facendo pom 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 con la bocca. Ben detto, padre. E quanto sarebbe meglio se anche da adulti, invece di sparare, si continuasse a fare pum pum con la bocca. La Bibbia è l'unica arma che tutti gli uomini dovrebbero usare. Senza armi. Non possiamo difenderci. Ecco, ma come facciamo? Perché non provate a fare pum pum con la bocca? Ammazzate gli altri due. Ehi, il pastore è già morto. Avanti, andiamo. No, pietà, pietà. Ma vattene. Thank you.
Grazie, amico, anche se purtroppo non è servito a niente. Ce l'avevano con voi. Vi aspettavano. Perché? Per un dollaro. Un dollaro speciale con due facce. Ci sono in giro altri due dollari come quello. Chi riesce ad averli tutti e tre potrà mettere le mani su un grosso tesoro, dollari in oro, tutti i fondi dell'esercito confederato, nascosti perché non cadessero nelle mani dei nordisti. Un altro dollaro è... lo ha Garland, il sergente Garland, alla stazione del cambio di cavalli di Sonora. E il terzo dollaro? Dov'è? Ci hanno assalito. Erano in cinque. Quelli di sotto. E voi li avete ammazzati tutti? I banditi hanno ucciso i passeggeri e i postiglioni. Io ho ucciso i banditi. Da solo? Solo contro cinque? Ho avuto fortuna. Qualcuno vada a chiamare Geremia. Tu, Bill, perquisisci i cadaveri e porta tutto in ufficio. Largo, largo, fate largo, non c'è più niente da vedere. Via, 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 sgombrate, sgombrate, su! Sei molto fortunato, proprio molto. Ti piacerebbe conoscere la tua sorte? Posso vedere la tua mano? Ho venduto una sella per $9 e sono tutti destinati a qualche giro di poker. Ma non mi dovrai nulla. Voglio soltanto dare un'occhiata. Sai, uno che riesce a far fuori da solo cinque banditi è troppo fortunato. Ci sono riuscito perché non sapevano che ero su quella diligenza. E vai in giro sempre disarmato? Riuscirò a comprarmi una pistola? Va pure a giocare. È tutto dalla tua. Diventerai ricco un giorno. Piano! Fate piano con questi. Meritano più rispetto. Ma Geremia, i morti sono tutti uguali. Nemmeno per sogno. Fra questa gente c'è niente meno che un pastore. Non vorrete trattarlo come la carogna di un fuorilegge, spero. Oltretutto, per i banditi ricevo $3 e per i galantuomini invece 5. Le differenze sociali esistono anche per i morti. Tirate giù il pastore!
Hanno sparato. Dove? In quella stanza. Chi ha sparato? Non so. Ehi, Blues, venite! Chiamate lo sceriffo! Chi ha sparato? Io. Per fortuna avevo comprato una pistola. Vedo che ne state procurando un po' troppi di cadaveri, amico. Ha tentato di uccidermi, per sua sfortuna non dormivo. Beh, qui da noi è un brutto affare per chi ammazza una donna. Anche una donna così? Sentiremo il giudice. Per adesso vi arresto. Andiamo. Vi prego, scusate. Tornate nelle vostre camere. Su, signori, prego. Ehi, gringo! Gringo! E sveglia, non mi senti? È da molto tempo che sei qui? Da un'ora prima che arrivassi tu. Che cosa hai fatto? Per che ragione ti hanno arrestato? Qualcuno voleva farmi la pelle e io non ero d'accordo. Già, io sono stato sorpreso a rubare un bianco. Da questa parte del paese è un delitto terribile, muy grande. E per un ladro di colore, la cuerda è sicura. Allora la vittoria del nord non è servita a nulla. Proprio a nada, gringo. Ma tampoco per te non è allegra. Non ti illudere. Hai del coraggio però, amico, se è vero che sei così vicino al nodo scorsoio. Mano, un antico proverbio spagnolo dice: se non c'è niente da fare, perché ti preoccupas? E se c'è qualcosa da fare, perché ti preoccupas, eh? E c'è qualcosa da fare? Maldita la puta che te parió! Io te ammazzo, gringo! Io te ammazzo, cabron! Sceriffo! Sceriffo! Porca di via di qui! Non posso sopportare gli insulti di quel gringo! Cabron! Silenzio! Che succede? Cosa hai da gridare? Non posso più vedere quel maldetto gringo! Voglio cambiare cella! E sta zitto, figlio di una baldracca negra! Mia madre era bianca, e bionda come tu! Ah, va bene. Allora vuol dire che era una baldracca bianca. Ti ammazzo, bigliacco, puerco! Basta voi due! Ti cambio di cella, purché tu la faccia finita. Io ti ammazzo, cabrone! Smettila, avvicinati! Di lì! Ho detto di smetterla! Avvicinati! Sbrigati! Tranquillo, amico. Usciranno dal retro! Queste assi non bastano, prendetene delle altre. Cercate dappertutto, nelle case, nei solai, nelle stalle. Non possono aver lasciato il paese. Presto, andate! Vieni con me tu. Sbrigatevi, dobbiamo metterli al fresco prima di notte. Geremia, hai visto un negrito e un bianco alto biondo fuggire da queste parti? Io no. Red, Charlie, avanti vagabondi, caricate l'ultima, su!
E muovetevi! E allora? Niente? Niente. Maledizione. Ma che? Sono proprio spariti. Cercate ancora, li troveremo. Presto, mettetevi tutti oltre le case in modo che non possano lasciare il paese. Lo sceriffo. Geremia, vieni fuori! Muoviti! Ehi, ma che diavolo succede? Ti hai seppellito oggi? Io avevo 10 cadaveri da sotterrare e 10 ne ho sotterrati. E allora guarda un po' qui. Ma non è possibile! Misericordia, eppure io questi due giuro che li ho messi sottoterra almeno 2 ore fa. Ecco come ce l'hanno fatta. Presto, tutti in sella, al cimitero. Oh, questa poi non mi era mai successa. In 50 anni che faccio questo mestiere, quando ho messo un morto in una cassa c'è sempre rimasto. Non mi dire che quello è un sigaro. Certo che sì, amico. Tieni, provalo. Toma. Sai che non è male. Un proverbio del mio paese dice che non si deve mai lasciare l'ospite insoddisfatto. Sei un piccolo mago, Hondo. Hai rubato i migliori cavalli che io abbia mai visto. Hai catturato un coniglio e l'hai cotto come il più grande dei cuochi. E ora anche il sigaro. E un pochito di musica. No, 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 no. Di quella io ne farei a meno. Il suono si sente da molto lontano. E lo sceriffo ci insegue. No, amico. Ninguno nos sigue. Io non sto loco. Robar cavalli es mi specialità. E quando se roban dos, se pueden robar 4, 6, 8. Ne ho spedito una copia di là, un'altra di là e un'altra di là, che hanno lasciato le orme, mentre noi risalivamo. Che te parece, amico, eh? Sei in gamba. Dove vai? Grazie per avermi salvato dalla prigione. Grazie del coniglio, grazie del sigaro, grazie di tutto. Te l'ho già detto, sei proprio un piccolo mago. Ce ne andiamo, amico? No. Io parto da solo. E ti giuro che mi dispiace molto separarmi da te. Ma viaggiando insieme daremmo troppo nell'occhio. Dobbiamo prendere strade diverse. Ma non puoi lasciarmi così, amico. Addio, Hondo. Sarò felice di rivederti. Un giorno o l'altro. Adios. E da che parte vai? Verso Sonora. Ah. Stazione di cambio di cavalli di Sonora? Sì, ma io non ho abbastanza... E tu sei il sergente Garland, vero? Sì, signore. Thank you.
Non c'è più nessuno. Sbrighiamoci allora. Parla, Jack, parla o ti ammazzeranno. E allora, sergente? Jack, amore mio, ti prego. Sta zitta tu. Dunque? Parla, Jack, parla. Perché vuoi che ti uccidano? Perché non dai retta a tua moglie? Dimmi dove hai nascosto il dollaro e ce ne andremo. Jack, amore mio, diciamoglielo. Dimmi che posso. Ma certo che potete, signora. Anzi, dovete, assolutamente. Che ve ne fareste di un marito con la testa divisa in due? Su, dov'è? Tu non sai niente. Jack! È un eroismo inutile, sergente Garland. Vedi, il maggiore diede i $3 a 3 persone di fiducia. Uno al capitano Mortison, uno a te e tenne l'altro egli stesso. Ma Mortison non era troppo degno di quella fiducia e volle per sé tutto il tesoro, ossia i $3, e si associò a me. Ma poiché nemmeno io sono degno di fiducia, ho mandato a prendere il dollaro del maggiore. Quello di Mortison, pace all'anima sua, è al sicuro nella banca di Redford. Ora non rimane che il terzo, quello che hai tu. Oh, Jack, per amor di Dio! Laggiù, laggiù, nel camino del corrado! Maledetto, perché? Perché? Non potevo vederti soffrire così, non potevo! È vero, è qui! L'ho trovato! Eccolo! Guarda! Perdonami! A cavallo! Perdonami! Tutti, mio figlio, mio marito, tutti hanno torturato il signor Garland e poi hanno ucciso anche lui e sua moglie. Volevano qualcosa che poi hanno trovato nascosta nel camino del corallo.
Scusate, conoscete un certo Agustin Prieto? Botafogo, su, coraggio, via, dai! Non hai proprio sangue in corpo! Tieni, questo non è un gallo, è un cappone. Bello il vostro cavallo. Già, ma devo farlo ferrare. Andate da Valentin, è un buon maniscalco. Siete di questo paese? Sì, signore. Allora dovreste conoscere Agustin Prieto. Il mio cavallo ha bisogno di scarpe nuove. Sapete niente di un tale chiamato Agustin Prieto? Strano. Sembra che questo nome faccia ammutolire tutti. Mio marito è ammutolito per sempre ed è stato proprio Agustin Prieto a tagliargli la lingua. State lontano da quel serpente, è pericoloso. Scusate. Tornerò a prendere il cavallo più tardi. Che cosa c'è da bere? Tequila. Va bene, dammi una tequila. Subito, signor. Mi offri una copita? Due tequilas. Vieni da lontano? Da molto lontano. Io mi chiamo Juana. Io mi chiamo Prieto. John Valentin Prieto. Ti chiami Prieto? Sì, che c'è di strano? Niente, perché sei un gringo. Non sembri un messicano. Beh, il mio patrigno era messicano. Sei parente di Agustin Prieto? Sì. Sì, è mio fratello. Sono venuto qui per cercare lui. Ti ho chiamato gringo. Sai, qui siamo negli Stati Uniti, ma ci consideriamo messicani perché il confine è a due passi. Ehi, che modi! Agustin Prieto non aveva fratelli. La signorina stava parlando con me. Perché cerchi Agustin Prieto? Madre di Dios, aiutanos. Hondo! Salve, amico!
Grazie, è la seconda volta che mi togli dai guai. Pues se tu all'amico non aiuterai, 7 anni, 7 de pene avrai. Ehi, hola. Che cosa ci fai qui? Sto andando verso la casa mia. Perché non vieni anche te conmigo? Il confine sta qui, a 2 passi. E in Messico non ci darà più fastidio nessuno. No, io devo restare qui. Ho un'importante faccenda da sbrigare. Allora resto io, posso essere utile. So fare da tutto, lo sabes? No. No, ondo va per la tua strada. Quella che sto percorrendo io si fa sempre più pericolosa. Però che pericolo? Tu sabes che io sono muy valiente. No. Non è possibile. Cerca di capirmi. Addio. Adios, amigo. Ci hanno interrotto piuttosto bruscamente poco fa. Dovete guardarvi da quella gente. È pericolosa. Juana. Perché vi interessate tanto a me? Forse per farvi interessare un poco a me. A quanto vedo, c'è già qualcuno che si interessa a voi. Sì, Garcia. È molto innamorato di me. E dice che lo tradisco. Tutti gli innamorati respinti dicono di essere traditi. Dovete guardarvi anche da lui. È geloso, cattivo. Credo anche che sia al servizio del Condor. Un uomo terribile, il Condor, credetemi. Si è stabilito con i suoi in una vecchia miniera abbandonata, 1 miglio a nord. Continuate, che altro sapete? È un pazzo sanguinario. Anche se va a messa tutte le domeniche e si batte il petto davanti all'immagine della Vergine del Pilar. Mi domando che cosa ci stia a fare una ragazza come voi in un posto come questo. E un uomo come voi, che cosa ci fa? Che te ne pare? Ognuno spara bene con la propria pistola. Nessuna notizia di quei 5? Saranno qui da un momento all'altro, non c'è da stare in pensiero. E chi sta in pensiero? Quelli si sono fermati a far baldoria da qualche parte. Quando tornano gli farei dare 100 bastonate a testa. Dopo 50 moriranno. E tu bastonerai i cadaveri. Giù al villaggio è arrivato uno straniero che cerca Agustin Prieto. Dice di essere suo fratello. Che tipo è? Uno che picchia. Prendi degli uomini e va a vedere di che si tratta. È una storia che non mi piace. Aspetta, è meglio che venga con te. Manuel, Pedro, Bill, muovetevi! Ai cavalli, presto! Molto. E così tu saresti il fratello di Agustin Prieto? Perché vuoi saperlo? Le faccio io le domande. Che cos'è questa storia? Agustin Prieto non ha fratelli, è un bastardo. Si può essere fratelli anche fra bastardi. Ma tu sei un gringo. Nostra madre viaggiava molto. Sei spiritoso. Senti, ti ho già detto che le domande le faccio io. Ma se le risposte non mi piacciono, ti riduco una poltiglia di sangue, ossa, viscere e sterco. Da come parli, si direbbe che tu sia il Condor. Agustin lavorava con te, vero? Perché hai detto lavorava? L'hanno visto tornare di traverso sulla sella di un altro. E cosa sei venuto a fare? A vendicarlo? No.
Non mi importa di lui. Ma ultimamente mi aveva scritto che guadagnava bene. E anch'io ho bisogno di guadagnar bene. Inoltre ci sono un paio di sceriffi che mi danno la caccia. Augustin Prieto non sapeva scrivere. Infatti, dettava le lettere agli altri. Anzi, una volta dovette ammazzare un tale perché mi aveva scritto una cosa molto segreta e privata. Bene, amico, non mi hai convinto del tutto, ma mi sei simpatico. Però vedi, per poter lavorare con me, bisogna almeno saper sparare così. Arruolato. Ehi, quanto ti debbo? Che cosa è successo? Voleva ammazzarmi. Eh? Già. Voleva colpirmi alle spalle. Con questo. Legittima difesa. Beneditemi, padre, perché ho peccato. Non ti darò una benedizione, ma una notizia che ti farà piacere. Chi siete? Non cercare di saperlo. Tu vuoi qualche cosa che è in possesso di un uomo? Beh, quest'uomo si chiama Alan Barton e si spaccia per il fratello di Prieto. Ha ucciso i tuoi 5 uomini e verdeja la zingara ed è lui che ha il dollaro. Come fate a saperlo? Chi siete? Io sono cattolico e prima di ogni pasto ringrazio il Dio perché me lo ha concesso. Ti fai il segno della croce anche quando uccidi? Uccidere fa parte del mio mestiere.
Del resto, se mando all'inferno delle carogne, hanno quello che si meritano. E se sono persone per bene, vanno più presto in paradiso. Vuol dire che ti senti sempre in regola con la coscienza? Senti, amico, perché non parliamo di un altro argomento? Parliamo, per esempio, di dollari. Eh? Sì, i dollari mi interessano. Però sono soltanto 3. Ma sono dollari speciali. La conosci la favola dei 3 dollari? Io credo di sì, invece. Però te la racconto lo stesso. C'era una volta un grosso tesoro, diciamo 2 milioni di dollari. Ma per impadronirsene ci vogliono tutti e 3 i famosi dollari. Non uno, non 2, ma tutti e 3. Su ogni dollaro è inciso un numero di varie cifre. La cifra più alta indica la località. Basta sostituire ad ogni numero la corrispondente lettera dell'alfabeto. 1 per A, 2 per B e così via. È interessante, vero? Sì, abbastanza. La cifra più bassa, incisa su un altro dollaro, indica il punto preciso del paese. Mentre la cifra, diciamo così, di mezzo, che sta sul 3° dollaro, rivela a quanti passi in direzione nord è nascosto il tesoro. Le favole mi fanno venire sonno. No, aspetta, perché non è finita. Infatti, la novella dice che il 1° dollaro ce l'ho io, il 2° è al sicuro in una banca e il 3°... Già, dov'è il 3°? Questo la favola non ce lo fa sapere. Allora? Allora senti, tu hai ucciso 5 dei miei uomini e hai rubato il dollaro. Potrei riprendertelo con la forza. Ma voglio essere generoso. Ti offro di associarti a me, che ho gli altri 2. C'è un guaio, le società si fondano sulla fiducia reciproca. E io non ti ispiro fiducia, eh? No, non molta. E hai ragione. Senti, la vogliamo finire insieme, questa favola. Tu sei qui per prendere gli altri 2 dollari. Ti chiami Alan Burton. E sei fratello di Augustin Prieto come io sono il vescovo di Veracruz. D'accordo, arrivederci, eccellente. Non sparate! Non sparate! Non dovete ucciderlo! Prendetelo! Interessante, no? Ma lo sai che non ci credevo. È il famoso supplizio cinese, quello della goccia d'acqua. Vedi lassù? Mi sembrava davvero impossibile che un uomo potesse impazzire per delle gocce d'acqua. E invece è proprio così. Guarda. Eccolo lì. Questo è impazzito dopo 3 giorni. 3 giorni appena. Ma se lo è meritato, sai? È un bestemmiatore. Adesso al suo posto ci andrai tu. E se non vorrai fare la fine di quel miserabile, non avrai che da dirmi dove hai nascosto il dollaro. Spero che tu sia ragionevole. Lo dico nel tuo interesse, sai. Soltanto nel tuo interesse. Manuel, ai cavalli, presto. Andiamo a Redford. Non mi fido più nemmeno delle banche. Su, sbrighiamoci.
Ma di un po', è davvero così terribile? In fondo non si tratta che di gocce d'acqua. Eppure il povero Wilson ci è diventato pazzo. Beh, io ho ordine di slegarti se dici dove si trova il dollaro che vuole il Condor. Che cosa ci fai qui? Pascolo le mie pecore, signor. Sono là, dietro la collina. Allora va dalle tue pecore, lurido meticcio, e gira al largo da qui, capito? Sì, signor. Come volete, signor. Vorrei aprire una cassetta di sicurezza, la cassetta numero 28. Presto per piacere, ho piuttosto fretta. Volete dirmi il vostro nome, prego? Mortison. La cassetta del signor Mortison. George Mortison. Volete aprire la cassetta del signor Mortison? Esatto. Ma avete la chiave? Certamente. Eccola. Ma il signor Mortison è morto. Sì, purtroppo. Nel rimpianto generale. Era una degnissima persona. Voi avete una sua procura, altrimenti io non posso... Una procura? Sì, certo. No. Devo averla... Eccola qui. Sulle braccia! E nessuno faccia un movimento! Avanti, accompagnami alle cassette. Tu, andiamo, avanti! Muoviti! Sì, subito! Faccio in un momento. Va bene, caro, ti aspetto qui. Mani in alto e mettiti là. Stanno rapinando la banca. Dove siete? Ehi, Condor! I ragazzi stanno sparando lì fuori. Sarebbe meglio sbrigarsi e andarcene. Non c'è niente qui dentro. Chi l'ha preso? Parlo, t'ammazzo! Non so niente. Chi l'ha preso? Non so niente. Doveva esserci un dollaro. Forse il signor Mortison. Chi l'ha preso? Thank you.
Via! Via! Bruciando la baracca del capo! Fratello mio, ma che cosa ti hanno fatto? Ti dispiace se te lo racconto dopo. Slegami, fa presto. Credevo proprio di non fare in tempo. Ero quasi sicuro che quei cani ti avessero ammazzato. Anch'io ho creduto che stavolta fosse finita. Ma quando stamattina t'ho sentito suonare... (Ride)
Che vuoi? Vattene. Cerchiamo un uomo, quel gringo che è arrivato l'altro giorno. E lo cerchi qui da me? Lo cerchiamo dappertutto. Vattene, non vedi che sono svestita? Scusate, signorina. Niente, neanche qui. Andiamo. Ehi, Tomas! Se ne vanno. Bella come una fata, però non leggera come una pluma. Sei stata molto buona. E soprattutto molto coraggiosa. Lascia andare. Es una mexicana. E il coraggio de las mexicanas è più grande della Sierra Madre. Non sono messicana. Mia madre lo era. Mio padre è americano. Possiede ancora un piccolo ranch laggiù nel Tennessee. Ma è vecchio e non ce la fa a tirare avanti. Per questo l'ho lasciato. Ma spero sempre di tornarci con un uomo. Il mio uomo. E allora il piccolo ranch ci darebbe da vivere. E anche di più. È bello da quelle parti. In primavera i campi diventano un mare d'erba. Amigo, che io me muera se questa non è una proposta autentica e sincera. Che aspetti per accettare? Io vengo contigo, lavorerò come un negro. Andiamo, amigo. Tanto non rinunciamo a niente. Siamo soltanto due sbandati. Io non posso passare l'esistenza a salvarti la vita. Per te ho qualcosa di meglio. Te ne parlerò dopo. Está bien. Dolce fata, che hai già fatto tanto per noi. Non potresti fare un altro piccolo sforzo e salvarci della morte per fame? Ondo. Amigo, io non mangio nada da ieri e tu c'hai la faccia di uno che devoraria un vitello con tutte le corna. Vi porterò qualcosa. Voi restate qui. Gracias. Siete al sicuro. Gracias. Niente musica. Senti, Hondo, vuoi essere mio socio? Tutto l'oro dell'esercito sudista. Sono $2 milioni che ci aspettano. Che hai detto? $2 milioni? Dio mio, per questo ti ho seguito sempre. Me lo diceva il corazon. Ma allora non facciamoli aspettare troppo tempo. Vedi, Hondo, la via che porta al tesoro passa per $3 che ne svelano il nascondiglio. Uno l'ho io. Un altro l'è il Condor, che conosce la banca dove si nasconde il terzo. Ora capisco tutto. Tu vai dietro del dollaro del Condor e il Condor va dietro del dollaro tuo. È proprio così. Dove vai? Perché vuoi saperlo? Posso salire con te? Non ti stanchi mai di chiedermelo. E tu non ti stanchi mai di dirmi di no. Perché è tutta questa roba? Abbiamo deciso di fare uno spuntino in camera. Io, Dolores e Paquita. Più tardi scenderò. E berremo una copita insieme. Ho capito tutto, amico. Ai cavalli e agli armi ci penso io. Sono la mia specialità. E sarà meglio che me ne vada subito. Sai dove trovarli? Fidati, amico. Tu aspettami al grande fossato dietro del ponte, appena hai uscito al nord del villaggio. Ah, la mia parte la voglio subito, la fame non aspetta. Non preoccuparti, Alan. Faccio le porzioni giuste. Addio, amici, e comportatevi bene, eh? E grazie anche di questo. Vuoi favorire?
perché sei venuto in questo paese? Perché dicevi di essere il fratello di Augustin Prieto? E perché quelli del Condor ti cercano? Quante domande tutte in una volta. Hai ragione. Scusami. Non ho il diritto di intromettermi nei fatti tuoi. Senti, Juan. Sono venuto qui in cerca di fortuna. E per la stessa ragione ho detto di essere il fratello di Prieto. El Condor mi cerca per rubarmi un oggetto che possiedo. Ho risposto a tutto, credo. Sei contenta? È così. E non posso farci niente. Perché da che mondo è mondo, gli uomini corrono dietro a loro. Ma tu non sei come gli altri. Tu sei diverso. No, sono come tutti gli altri, e anche peggio. Infatti non ci penso un solo istante a gettare la mia vita sul piatto di una bilancia se sull'altro c'è l'oro. E ne vale la pena? Certo, e come? Il denaro dà la potenza, permette di annientare i nemici senza ammazzarli. Forse hai ragione. Io invece sono una povera ragazza che crede nell'amore. Anch'io. Anch'io ci credo. Adesso devo andare, ma un giorno riprenderemo questo discorso al punto in cui l'abbiamo interrotto. Bussa prima d'entrare. Perché? Il gringo ha bussato? Non sono fatti tuoi. Vattene. Non ci penso nemmeno. Che cosa vuoi? Lo sai. E non puoi più dirmi di no. Lasciami! No, non ti lascio. Sei innamorata del gringo, non è vero? Sì, sei pazza di lui. E io sono pazzo di te. Il conto torna. Lasciami! No! Ti voglio. E ti voglio subito. Devi essere buona con me. Altrimenti farò sapere al Condor dove si era nascosto il gringo. E dove può trovarlo. Perché ho sentito che tornerà. Stai ferma! Non cercare di sfuggirmi! È inutile! Non mi vuoi, eh? Ma sono io che voglio te. E questo voglio. Una copita, Martin. Ho ucciso un uomo, sceriffo. Luis Garcia. È venuto nella mia stanza, mi ha aggredito. Certo, certo. Legittima difesa. Ma l'ho ucciso! Beh, prima o poi, tutti dobbiamo morire. Luis Garcia era un porco. Qui nessuno lo piangerà.
nessuno si muova. Por favor. Vieni con noi, anche tu. Presto. Barton, stai commettendo un sacrilegio. Siamo nella casa di Dio. Sì, ma ho il suo permesso. Sbrigati. Pues scusate, fratelli. Aspettate, gli avete fede. Però non muoversi, pues qualcuno potrebbe morire, eh? Presto, Hondo. Stai tranquillo, amico. Cosa credete di ottenere? Te lo dirò, non aver fretta. Pues perdonenos, padrecito, però faremo un'offerta per i poveri della chiesa, eh? Avanti. Miscredenti. Hanno preso il Sondor! Il grito è un altro! Andiamo! Manuel, tu e altri quattro tornate alla miniera! Consiglio di non fiatare, Condor, ti giuro che non avrai il tempo di pentirtene. Eccoli là! Avanti! Che cosa vuol dire? Vuol dire che quei due maledetti ci hanno giocato. E noi siamo stati degli imbecilli. E adesso dove avranno portato il Condor? Allora, Condor, dov'è il dollaro? Avanti.
Ah. Vuoi deciderti o no? Ne hai ancora per poco, Condor. Te ne rendi conto, vero? Se perdi tempo, sarà peggio. Sei già affondato di un buon palmo. È inutile che rimani fermo. Vai sempre più giù. Pollice per pollice. Maledetto figlio di una cagna, rabbiosa e bastarda! Quando avrai il fango alla bocca non potrai più nemmeno sfogarti ad insultarmi. Il dollaro, Condor. Devi dirmi dove lo nascondi. Ma se muoio, non saprai mai dov'è. D'accordo, tu non dirmelo e muori. Fa come quel marito che voleva far dispetto alla moglie. Tirami fuori! Tirami fuori! Il dollaro. Quello che hai rubato al sergente Garland. Dov'è? Te lo dirò! Te lo dirò! Dillo allora. Alla miniera! È nascosto alla miniera! Potrai averlo quando vorrai. E chi andrà a prenderlo? Non lo so. Tu. Tu o il tuo amico. Ti darò un biglietto per Singarlo. Tirami fuori! Tirami fuori! Che te ne pare, socio? Possiamo fidarci? Bah, come ti pare? Buttami quella corda! Amigo. Va bene, vai avanti. Gracias. Singarro! C'è un tale mandato dal Condor! Ah, sei tu, bastardo di un meticcio. Vieni qui, piccola carogna. Faccia, voglio farti pentire di essere venuto al mondo. Non puoi farlo. Ho un biglietto del tuo capo. Che biglietto? Devi consegnarmi qualcosa da portargli. Guarda, non ci sono trucchi. L'ha proprio scritto lui. Pues es la sua scrittura. E spero che tu l'hai riconosciuta. Se sai leggere... Certo che l'ho riconosciuta. Ma perché? Certo, la scrittura è di El Condor, ma c'è un'intesa fra noi. Quando la sua firma è sottolineata, come qui, significa che il biglietto è stato obbligato a scriverlo. Ma io non c'entro niente in tutto questo. E lui è il gringo che vuole il dollaro e no! Basta con le botte, basta, no! Avevi più coraggio quando mi hai legato in chiesa. Ma però se fui obbligato... Dov'è il Condor? Con l'americano, eh? Sì. Dove? Non so come si chiama il posto, ma so andarci. Bene, ci condurrai da lui. Sì, signor, sì. Ciao, avanti, ai cavalli! Presto! Pensaci bene, Alan. Hai tutte le convenienze ad associarti con me. Che cosa te ne fai di quei dollari se ti manca... il terzo. Troverò anche quello. No, è al sicuro nella banca di Redford, in una stanza blindata, in una cassetta di sicurezza. La chiave di quella cassetta ce l'ho io. E anche se te la dessi tu, non potresti assaltare una banca da solo o con l'aiuto di quel tuo amico meticcio, che a quest'ora del resto è già morto. Morto? Ma certo, si capisce. Mi hai preso per un idiota. È meglio che ti spieghi.
Senti, su, Alan, non perdiamo tempo. La vogliamo fare, questa società, eh? Arrivati? No, non ancora. Mancano 10 miglias, más o menos. Però devo orizzontarmi. Aspettate, signor, vado a dare un'occhiata. Singarro? Singarro, dimmi dove si trova il dollaro. Dimmelo. Di tutte le maniere, tu stai per morire. Dimmelo. Maledetti voi e il vostro dollaro. Io non l'ho mai visto, quel dollaro. E non so dove sia. A cavallo, Condor. Andremo alla miniera. Ti metterò sotto quella goccia. E se non mi darai il dollaro, ti ci lascerò finché non ti avrà scavato un buco nel cervello. Alan, Alan, Singarro ha detto che non sa niente del dollaro. Mi hai salvato una volta di più, Hondo. E pensare che ero convinto che tu ormai fossi morto. Ci è mancato muy poco. Appena hanno letto il biglietto che aveva scritto questo hijo della chingada, hanno cominciato a picchiarmi. Il trucco era tutto nella firma. Con una linea sotto voleva dire, ammazzate a questo che porta il biglietto. Me la sono cavata perché hanno voluto che li portassi da te da questo bastardo. Hai voluto fare il furbo, Condor? Ingegnoso. Ma che cosa ci hai guadagnato? La tua banda è distrutta. E tu stai per esserlo. Hai una possibilità. Consegnami il dollaro e ti lascerò andare. No, hai la mia parola. No, non te lo darò. Non ti dirò dove è nascosto. Ammazzami, gringo. Buttami pure nel fondo di fango. Strangolami se vuoi, ma il dollaro non l'avrai. Non capisci che è l'unica vendetta per me? L'unica soddisfazione è sapere che quel maledetto oro dei sudisti tu non lo avrai mai. Mai. E allora? Allora che cosa farai? Eccoti lì, davanti al tuo nemico sconfitto che ti ride in faccia. Lascialo a me, ti sciolgo io la lingua, porco!
No, non ce n'è bisogno, Hondo. Io lo so dove è nascosto il dollaro. Come ho fatto a non pensarci prima? Ce l'hai tu il dollaro, Condor, ce l'hai addosso. Però dove? Se l'abbiamo guardato anche dentro le sue orecchie? Hai ammazzato un calzolaio che non ti aveva fatto niente. Un delitto così inutile non lo avrebbe commesso neppure un pazzo maniaco come te. E perché lo hai fatto? Perché conosceva il nascondiglio del dollaro. Eccolo qui! Evviva! Permettimi di abbracciarti! Sei davvero un fenomeno! Grazie, amico del mio corazon. Mi hai salvato davvero la vita. Comincio a sdebitarmi. Tieni, Alan. Te lo sei meritato. In sella, socio. Andiamo a prendere il mio dollaro. Vedi quell'albero? Vale 2 milioni di dollari. Dopo quello che avevo saputo dal maggiore, ho pensato che non sarebbe stato molto prudente portare in tasca questo dollaro. E tu? Adesso, caro socio, dobbiamo impadronirci del terzo che è nella banca di Redford, a nome di un certo Mortison. Che ne diresti di partire subito? No, amico. No, che cosa? Non posso accettare la società. Vuoi dire che non ti interessa un milione di dollari? Me ne interessano 2. Per questo continuavi a seguirmi e mi hai salvato la vita. Sì, e mi sono fatto restare per starti vicino e aiutarti a fuggire. E sono stato io a informare il Condor che tu avevi ammassato il suo uomini e avevi il dollaro. Dallo scontro fra di voi, uno avrebbe finito per avere i 2 dollari. Non c'ho niente contro di te. Al posto tuo potrebbe esserci il Condor. Ma i 2 dollari non ti servono a nulla, ci vuole il terzo. Ci vai da solo alla banca di Redford a prenderlo? Ci sono già stato. Eccolo il terzo dollaro, con le 2 facce uguali. È il primo che ho preso quando per una strana combinazione ne sentì parlare dal Condor e da Mortison in un saloon di San Antonio. E allora, amico, dammi i 2 dollari. Io me li sono guadagnati, lo sai. E anche tu devi guadagnarteli. Avevi mirato giusto, al cuore. Ma sai cosa mi ha salvato? Proprio loro. I dollari. Tieni, te li regalo. Sei sfortunato, Hondo. Non ti serviranno a nulla. La tua pallottola ha distrutto i numeri del dollaro. E ora non valgono più niente.
sempre intenzione di tornare in quel ranch del Tennessee con il tuo uomo? Oh, sì. Some play, some time.